Come sappiamo, è la giornata per la sicurezza nazionale all'interno delle scuole. È importante, secondo me, parlare di sicurezza a tutto tondo, quindi parlare di sicurezza all'interno delle scuole, sicurezza sulle strade, ma sicurezza anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, di qualsiasi persona. È importante, in particolar modo nelle nuove generazioni, perché saranno comunque gli adulti del domani, i lavoratori del domani, e quindi debbono capire, debbono sapere, debbono farsi carico, voglio dire, di tutta una serie di problematiche che ci sono per la vita di tutti i giorni. E prima ho fatto una domanda molto simile al dirigente. Si parte da queste tre tragedie enormi che sono la base della legge attuale. Secondo lei oggi l'Italia è messa meglio o peggio rispetto a quegli anni? Secondo me è messa male comunque, perché risorse ce ne sono sempre meno. Teniamo conto di una cosa importante, in particolar modo per quel che riguarda le scuole secondarie di secondo grado: la competenza è della provincia. Le province purtroppo hanno avuto anche loro una tragedia diversa rispetto a quella all'interno delle scuole, un pasticcio purtroppo all'italiana, nel senso hanno lasciato le competenze ma non hanno le risorse. E quando si parla di sicurezza, di risorse ce ne vogliono tante, da tanti punti di vista. Teniamo conto anche dal punto di vista d'esempio dell'amianto all'interno delle scuole. Ancora esistono comunque delle scuole dove troviamo l'amianto all'interno delle palestre o addirittura sui tetti, e questo è uno dei problemi, perché sicuramente l'amianto sappiamo che è comunque cancerogeno. Ci sono state tutta una serie di sentenze che hanno comunque dichiarato che è un materiale da non utilizzare, perché comunque crea problemi per la vita delle persone. E quindi secondo me i problemi comunque ci sono, purtroppo sta al legislatore trovare le soluzioni. Una delle soluzioni che era stata individuata, direi per un anno, all'interno dell'INAIL, che l'INAIL un po' di risorse comunque ce l'ha come prevenzione a livello nazionale, era quella di trovare dei progetti delle scuole collegate alla sicurezza. Era stato fatto, poi non è stato più fatto. E questa potrebbe essere una strada.